Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Volevo ringraziare a tutte le ragazze che mi hanno augurato una buona guarigione. Come vedete, ragazze, sono guarita dall'infezione all'occhietto per via, insomma, delle ciglia finte. Ho aspettato un pochettino e ho riniziato a metterle. Ovviamente non le metterò più tutti i giorni come ho fatto il mese scorso perché mi sono resa conto che comunque la mia palpebra non regge, diciamo, il ritmo, se vogliamo dirla così. E niente, vi mando un bacio e vi ringrazio. E voglio ringraziare anche tutte le ragazze che si sono iscritte di recente al mio canale, siete davvero in tante. Vi mando un saluto e vi bacio tutte e grazie, davvero, un piacere. Questo qui sarà il video dei prodotti finiti. Sono prodotti per lo più per la cura del corpo e capelli. Non c'è nulla che insomma, ho terminato di make up. Sto facendo sempre il progetto smaltimento prodotti, ma non ho finito una mazza di make up, quindi niente. Allora, vi faccio vedere cosa ho terminato. Ho terminato tre confezioni di queste salviettine qui della Johnson che tengo in borsa, sono quelle da 56 pezzi, le pago un euro. Praticamente queste qui le tengo in borsa perché possono sempre essere utili sia per disinfettare le mani, per l'intimo, per lavarsi le mani se non si ha modo, insomma, di lavarsele. Insomma, sono multiuso per me. Poi ho terminato tre confezioni di questo deodorante qui della Dove, che le altre due le ho buttate perché era inutile tenerle. Ed è praticamente la mia fragranza preferita. Questa qui praticamente è quella al limone Lemon Glass. Ed è buonissima, davvero buonissima. E adoro questo deodorante perché anche quando mi andate a depilare la scelletella, come dice Fede, l'ascella con il rasoio praticamente non vi brucia, mentre tutti gli altri deodoranti, infatti sto usando uno di Infasil, praticamente se vi deodorate se vi depilate l'ascella vi brucia veramente un botto, quindi ve lo sconsiglio. No, ma come adoro questo non adorerò nessun altro, quindi ho terminato questo deodorante della Dove, tre confezioni, uno come rappresentante. Poi sto pescando perché tengo la busta qua delle robe, praticamente io tipo una zampognara con la busta della Sisa, benissimo. Comunque, lo shampoo, questo qui della L'Oreal, del Vivo, dite quello che volete, è pieno di siliconi, di schifezze, ma io adoro questi shampoo qua del Vivo, qualsiasi tipologia di shampoo, perché hanno un profumo spettacolare. Che poi dura un sacco sui capelli, e questa cosa mi piace tantissimo. Questo qui in particolare era lo shampoo più balsamo vitalizzante ed era 300 ml di prodotto e con multivitamine per tutti i tipi di capelli. Lo adoro, me lo devo sniffare un attimo. Ha un odore soave, veramente soave. Io adoro gli shampoo della L'Oreal, cioè non ci posso fare nulla. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, purtroppo ho terminato questa maschera qui della Ecos Line. Ve l'ho fatta vedere in alcuni video sui prodotti finiti. No, sui prodotti finiti, che sto dicendo, idiota? Sui promossi e bozzati, sui preferiti. E praticamente avevo il kit di questa marca qui. Avevo sia lo shampoo che la maschera e l'olio. L'unico sopravvissuto è l'olio d'argan. E ho terminato sia lo shampoo che la maschera, purtroppo, ma mi ci sono trovata divinamente. Insieme sono un qualcosa di spettacolare. I capelli sono morbidissimi, setosi, lucenti, davvero ottimi. E questa qui è 500 ml di prodotto e vi dico che l'ho utilizzata da dicembre e l'ho terminata il 19 giugno, quindi dura davvero tanto, ha costicchio un pochettino perché mi sono informata sulla linea di questi prodotti quanto costa, però ne vale la pena perché davvero i capelli sono ben curati, ben nutriti, tant'è vero che ultimamente ne sono andata dal parrucchiere e io ci mancavo da novembre, da quando ho fatto questo trattamento che mi vedete, tipo chatouche.
E ci speccate con questo shadow show, ci voleva ragazze. Praticamente il parrucchiere mi ha detto che lo sto curando molto molto bene. Mi ha detto che mi voleva sapere la mia high routine. E praticamente io ho detto cosa utilizzavo, ho detto no, fai bene perché nutre. Oh, l'olio d'argano nutre i capelli, infatti se vedete non sono hardy, cioè io vedo ragazze che hanno lo shatush che hanno la paglia praticamente, in me non sono per niente così, non ho mai avuto di questi problemi, quindi sono contentissima e vi straconsiglio questa linea qui, o qualsiasi linea all'olio d'argano, io vi metto questa perché ho provato questa e mi sono trovata divinamente, però secondo me l'olio d'argano comunque è nutriente, ve lo straconsiglio a prescindere qualsiasi marca, qualsiasi cosa. Poi ho terminato due bustine di salviettine struccanti della Fria, sono le Utility, e queste qui le presi in offerta da Acquestapone quando è stato tempo fa. Comunque, una cosa che ho constatato di queste salviettine è che a lungo andare bruciano sul viso e irritano un pochettino la pelle e comunque non struccano a fondo. Infatti ho deciso di passare dalle salviettine struccanti che comunque non ti struccavano bene al 100% agli struccanti bifasici. Infatti, ho terminato le due confezioni. Infatti, ho comprato questi due struccanti qui che ho finito in questo periodo. Allora, il primo è stato questo di L'Oreal ed è mio grande amore. Perché davvero è ottimo, ne basta pochissimo, vi strucca tutto il viso, gli occhi, le labbra, è ottimo. Ed è lo struccante occhi e labbra Express speciale per trucco waterproof e lunga tenuta. Acquestapone lo vende 4,90 e 125 ml di prodotto, ma è davvero una bomba. Strucca lo stucco proprio, è fantastico, fantastico, meraviglievole. E poi, sempre per citare la mia amica Fede, che sapete ormai, Deri Bruno ragazze, iscrivetevi se non la conoscete, vi lascio giù nell'info box il link di Federica, io l'adoro, la stradoro troppo. E poi ho finito anche lo struccante occhi doppia azione della Nivea, ideale per occhi sensibili. E questo qui praticamente ha delle proprietà che curano anche le ciglia. Io, nonostante utilizzavo, diciamo, spesso, nonostante facevo uso spesso, insomma, di ciglia finte, non mi ha dato l'impressione, va, che notavo che mi faceva un pochettino più forte le ciglia, che non ne perdevo tanto, tante che comunque le rinforzava. Non lo so se è stata soltanto una mia impressione, perché mi sono fatta prendere dalla descrizione del prodotto. Comunque fatemi sapere, io devo dire, vedi, non mi ci sono trovata male, però come strucca questo, raga, è qualcosa di spaziale. Sempre 125 ml di prodotto e questo costa 3,90 se non erro, 4 euro, una roba di queste. E the best, il top dei top. No, davvero ottimo, ragazzi. Io mo sto provando anche un altro struccante bifasico economico della marca Fior di Magnolia, se non erro, che mi ha portato Mara quando è venuta qui a trovarmi. È buono, devo dire la verità, però com'è L'Oreal, raga, è qualcosa di assurdo, veramente assurdo. Poi, che cos'altro ho finito? Ho terminato, sempre per i capelli, questa prevenzione anti-smog dell'Hermed ed è la P5, la soluzione P5. Praticamente questa qui era una cremina che bisognava applicare quando si aveva i capelli umidi dopo aver fatto lo shampoo e serviva sia per l'anticrespo che per proteggere i capelli dagli agenti esterni e dall'umidità. Io principalmente la utilizzavo per l'umidità e per proteggere i capelli dallo smog, dai vari agenti esterni e mi ci sono trovata divinamente. Aveva un ottimo ottimo profumo, un ottimo prodotto e lo consiglio alle ragazze che hanno problemi di capelli crespi, perché io che non ho di questi problemi, ma manteneva i capelli puliti anche per più giorni, cioè quando magari non avevo modo di lavarmi i miei capelli comunque sembravano puliti perché comunque me li proteggeva, è una cosa che ho notato. Ed è il
L'Airmed P5 e praticamente la confezione è fatta così. Per correttezza vi dico che questi prodotti qua mi sono stati inviati tempo fa dall'Airmed, ve ne ho già fatti vedere, se non sbaglio, nel mio video dove vi parlo dei miei capelli, dei miei prodotti per capelli, ed è davvero buonissimo. Poi ho finito altre dei campioncini, sì. Allora, vi faccio vedere prima i campioncini e poi i dischetti. E questo qua, raga, ho finito, vi ripeto, per quanto riguarda il make-up non ho terminato nulla. Allora, che ho fatto? Mi sono fatta due maschere che per evitare di farle infracitare nella cassettiera, perché queste qui me le ho trovate nella box di My Beauty Box quando collaboravo con loro, si può dire un anno fa, mi sono fatta queste due maschere qui. Una è della Estetil, è anti-aging, anti-age con acido ialuronico e robe varie, robe idratanti, insomma, per il viso, e lo stesso vale per questa maschera qui, quindi mi sono fatta queste due maschere. E poi ho utilizzato questo campioncino, questo sample di crema anti-imperfezioni quando avevo problemi di imperfezioni, quei pochi brufoletti che mi spuntano. E poi ho terminato due confezioni di dischetti. Una della Licia, questa qui era da 80 pezzi, costava 1 euro, ed erano quei dischetti tondi che avevano due lati, il lato dove rimuovere per rimuovere il trucco e l'altro per perfezionare. E devo dire, mi ci sono trovata bene perché solitamente io odio usare dischetti struccanti questi qua perché mi si sfaldano e mi vanno tutti i pelucchietti negli occhi, e portando le lenti a contatto mi dà un fastidio che non potete capire. Questi cosettini qui non mi hanno dato questo problema e quindi li voglio promuovere, però non li ho ricomprati perché mi trovo con questi qui, sono i dischetti Maxi. Praticamente questi sono della Conad, per dirvi, non costano manco 2 euro, ma sono quei quadrati praticamente. Quei quadratini di cotone, ne basta uno e vi struccate tutto il viso, le labbra, gli occhi, sono davvero dei grandi in questo modo. Li fanno varie aziende. Vi faccio vedere questi di Conad. Mo sto usando Cotone Plus, una marca comunque che ho preso da Acquestapone. Cotoneve, se non sbaglio, mi pare Cotoneve, quelli là grandi. Comunque li fa qualsiasi marca. E niente ragazze, questo è quanto, questo è quello che ho terminato. C'erano anche dei bagnoschiuma, ma mia mamma li ha intelligentemente buttati. E io gli dico sempre che non deve toccare niente nel mio bagno, anche se il mio bagno è il degrado più totale, pare una fogna, cioè degrado veramente, degrado più totale. Mi ha buttato che avevo terminato due bagnoschiumi di quelli lì grandi della Tesori d'Oriente, non mi ricordo adesso le fragranze, però purtroppo non ce l'ho da farvi vedere perché sono stati buttati da mia madre. Detto questo, vi mando un bacione forte, grazie che sopportate sempre le mie scemità. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze. Ciao!